campo il numero 15 Jordan Gaze, il numero 23 Marco Timperi, il numero 4 Paolo Rotondo, il numero 13 Nicola Nonkovic e dovrebbe esserci anche il numero 14 Ruben Sugno. San Severo con Wilson, Bogliardi, Lufusor, Fabi e Daniel. Rotondo e Daniel a contendersi questa prima palla, il primo possesso della partita. Il tocco è di Daniel e quindi primo possesso per San Severo con Bogliardi. Su di lui c'è Timperi, lo scarico al centro per Lupusor, taglia Fabi ma serve Wilson. Su di lui c'è Nonkovic, Daniel e il fallo subito dalla formazione sanseverese. Il fallo è stato attribuito proprio a Zugno. Wilson va a rimettere dentro per Lupusor che perde palla, riparte Geist, sbaglia il tiro, non comincia a recuperare il rimbalzo e mette la palla a canestro, primo canestro di questa partita, 2-0 per gli ospiti, con Bogliardi adesso che imposta l'azione d'attacco servendo il post basso e Daniel che si gira molto bene, perde però la palla, sbagliato o meglio intercettato il tentativo di passaggio, ma Daniel in arretramento mette questa palla a canestro per il pareggio 2-2 in questo momento. Zugno contro Wilson, lo scarico per Marco Timperi intercettato per un attimo da Fabio, scarico Nonkovic, sbaglia da sotto, forse troppa sicurezza per lui e riparte ancora Bogliardi per San Severo. Palleggio numero 12 in casacca nera. Daniel ingaggia il duello in posto basso con il numero 4 Paolo Rotondo. Il tentativo a canestro di San Severo di Jon Lupusor. 4-2 San Severo sulla Chi Energia Rieti in questo primo minuto e mezzo di gioco. Zugno scarica sul Geist. Il tentativo non va a segno. E riparte così San Severo. Fabi per Daniel, ancora il numero 22 sanseverese, palleggia, ingaggia il duello con Rotondo, va fino in fondo e deposita a canestro, azione personale produttiva per il lungo di San Severo, ricordiamo ex Scafati. Zugno su Wilson, Nonkovic, Geist, ancora Nonkovic, perde per un attimo la palla, cede a Rotondo che forza il tiro, lo sbaglia e recupera il rimbalzo San Severo con Wilson che attacca Lupusor, questa volta lui in posto in basso, lo scarico per Bogliardi dall'arco, Bogliardi a segno con la prima tripla della partita. Matteo Bogliardi, ricordiamo, fin qui ha giocato molto molto bene in questo inizio di campionato, di stagione, perché parliamo di Supercoppa non di campionato. Tanto Zugno va a concludere molto bene questa azione personale, 9-4 il punteggio per i neri. Lupusor fa girare in angolo, ancora c'è Bogliardi, Lupusor si gira e mette ancora un bel canestro, Jon Lupusor numero 7 di San Severo, 11-4 quando mancano 6 minuti e 33 alla fine del primo quarto. Geist fino in fondo, ottima penetrazione del numero 15 in maglia bianca per la Chi Energia Rieti. Wilson lo scarico su Lupusor, lo schiacciato che però trova impreparato Lupusor,
palla persa per Sansevero. Tanto molto attivo Rabolini sulla panchina di Sansevero, il secondo allenatore Geist. Rotondo porta il blocco e facilita la penetrazione di Geist per l'11-7. Vogliamo. Fabi adesso si trova in posto basso, lo scarico ancora per Matteo Boliardi, ancora mano vellutata per Matteo Boliardi, seconda tripla per lui, 14-8 Sansevero, 2 su 2 per il numero 12 Sansevero. Zugno si prepara il tiro da 3 punti, lo sbaglia, doppio ferro per lui, Sansevero riparte, forza, intanto lo scarico di Daniel, ultimo tocco di Bogliardi e c'è la rimessa per Vieti. Geist riceve dal numero, credo dal Zugno, tanto Rotondo ben imbeccato da Nonkovic, vince 14-10, 4 punti di vantaggio per Sansevero, ancora Bogliardi si arresta, Daniel lotta con Paolo Rotondo, si gira, segna ancora e Daniel, dovrebbero essere già 6 punti per il numero 22 di Sansevero. Esce dai blocchi Geist, pronto Sabatini intanto sul cubo per dare respiro probabilmente proprio a Bogliardi, adesso è Rotondo che lotta con lui sul rilancio sbagliato, recupera palla con l'Ubisor e Fabi, Sansevero adesso è Wilson che parte, accelera e parte, chiudere a canestro, supera Geist, buona azione del numero 2 Wilson, CJ Wilson, Zugno in palleggio, scarico per Rotondo, stoppato da Agustin Fabi e poi cede la palla a Lucusor e prende la mira da 3 punti, doppio ferro, recupera il rimbalzo Fabi, adesso ci prova Wilson, sbagliato ma Lucusor conquista l'ennesima azione d'attacco e gli applausi del pubblico sansevierese, che vede una squadra che lotta su tutte le palle, difende molto bene, attacca ancora meglio. Questa volta però c'è l'errore nel passaggio un po' troppo superficiale da parte di Luxor e c'è il fallo fischiato a CJ Wilson. 18-10 per Sansevero, primo fallo per il pubblico di Sansevero, fuori Daniel, suo posto Cepic, fuori Bogliardi e dentro Antonino Sabatino. È entrato anche Mattia Melchiorri e anche Maurizio Del Testa per Vieti, coach Ceccarelli comincia a muovere un po' la panchina, è entrato anche Godwin John, Melchiorri palleggio della porta via Zugno, Zugno palleggia ancora i 3 secondi della prima d'azione, prova da gran distanza, deve forzare la conclusione, la sbaglia, 3 minuti al termine della prima frazione, il passaggio di Wilson dove trova in posto basso il numero 10 Agustin Fabi, corto questo tentativo di Wilson ma viene applaudito comunque dal pubblico del Palafalcone Borsellino. Melchiorri va a prendere questa palla, supera la metà campo, cede a Maurizio Del Testa, Geist, il blocco portato da John, ancora Geist cerca lo scarico, lo trova in questo momento in Zugno, liberissimo
prende la mira, piede a terra e mette la tripla, 18 a 13, prima tripla per gli uomini di coach Ceccarelli. Fallo in attacco fischiato a Lupisor che lotta con Melchiorri, primo fallo del numero 7 di San Severo, due falli di squadra per fuori Guest, dentro Lucas Maglietti col numero 97, Melchiorri, Maglietti accelera il numero 97, scarica su Melchiorri e Zugno prende la palla in questo momento, chiama il blocco di Giorgio, Melchiorri prova in angolo del testa, no, non tocca neanche il ferro, attraversa interamente il pitturato e Sabatino adesso riparte per San Severo, cerca lo scarico su Lupisor che subisce il fallo. Vediamo se il numero 6 è proprio lui, il numero 6, John, il primo fallo. Ricordiamo il punteggio 18-13 per San Severo, 1.39 a giocare alla fine della competizione, dentro anche Arnaldo che scarica su Sabatino, il blocco di Cepic, taglia Arnaldo, va a ricevere in angolo e mette questo bel numero da 3 punti, anche Arnaldo per il 21-13 San Severo. Maurizio del testa, il palleggio, scarica su Zugno, aggressivo Arnaldo, subisce il blocco e va a chiudere Melchiorri a canestro, 21-15. E Arnaldo che porta palla, chiama lo schema Sabatino e riceve, ancora scambia con Arnaldo, il blocco di Cepic libera lo scarico verso Sabatino che arresta, finta l'arresto e tratto di danno anche me, scarica su Cepic ma non c'era la linea di passaggio. Melchiorri intanto, John, Zugno, pronto anche per lo sesto sul cubo, Zugno prova Maglietti dentro, John recupera palla a San Severo grazie ad Arnaldo, ottima difesa della squadra di coach Damiano Pilot e adesso Arnaldo subisce il fallo di Melchiorri e ci sono applausi da parte del pubblico per questo giocatore San Severo, per l'intensità che sta dando a questa partita. Tanto Bogliardi e Petruseschi dentro, fuori Fabio e Lupisor, questi ultimi 27 secondi da giocare nel corso della prima frazione, 20 secondi alla fine del possesso per San Severo, Cepic attacca il ferro fino alla fine, va a canestro, 23 San Severo, 15 Rieti, c'è il fallo fischiato ad Antonino Sabatino, sei secondi al termine della prima frazione di gioco, di 8 San Severo, primo fallo di Sabatino, 3 falli di squadra, non c'è possibilità che si vada a tirare libero, credo che non venga fatto un fallo in fase di tiro, si libera Zugno, non va a segno sul suo tentativo e finisce la prima frazione di gioco dove San Severo ha mostrato una buona intensità di gioco sia in difesa che in attacco, ha creato questo divario di 8 punti direi fino ad ora meritato. Intanto do il benvenuto a mio collega solito che mi accompagna in questi commenti, Mario Del Vicario. Sì, buonasera a tutti. Mario, ovviamente tu non hai potuto assistere a questo primo quarto, stavo raccontando ai nostri ascoltatori
le prime impressioni che ho avuto su questa partita. Sansevieri è partita molto bene, grande intensità in difesa, riuscita a contrarre molto bene le azioni d'attacco avversarie. Bogliardi autore di due triple importanti, lo stesso Arnaldo appena entrato, dall'altra parte si è ben distinto Guest, e che dire, un vantaggio meritato. Adesso aspettiamo ancora il prosieguo di questo incontro per vedere come procederà. Lo dicevamo nel corso delle precedenti partite che abbiamo commentato, questa è la quarta partita in 10 giorni, quindi bisognerà dosare le energie fino alla fine. Sì, sicuramente giocare un precampionato così intenso con partite così importanti è difficile se non stai attento sia come allenatore che come preparatore atletico a gestire bene gli sforzi dei ragazzi, senza dimenticare che la vincente di questa partita già venerdì sera dovrà giocare le Final Four. Probabilmente noi sotto questo punto di vista siamo avvantaggiati perché non abbiamo nessun infortunio e abbiamo visto che la nostra è una rosa composta da 10 ragazzi che possono stare tutti in campo. Poi aggiungerei anche il fatto di non aver avuto Rieti, per Sansevero Sabatino, Bogliardi, Petruseschi, Arnaldo e Cepic, e Maglietti che supera in questo momento la metà campo. Lo scarico su Geist, ancora va a scambiare con Maglietti, fa girare su Maurizio Del Testa, il blocco portato da John. Del Testa prova la tripla, sfortunato, gira intorno al ferro e riparte Sansevero con Bogliardi, Arnaldo, Cepic, Sabatino, Arnaldo gira su Petruseschi, Bogliardi in posto basso, lo scarico sul lato debole, va a chiudere dall'angolo Sabatino, ben costruita l'azione, sì, il tiro finale però ben costruita. Ottima azione con un ottimo tiro su uno scarico del nostro play. Guest va a concludere, buona la penetrazione di Guest, Sansevero aveva comunque difeso bene, bravo lui a liberarsi. Sì, questo è un bel canestro dovuto sicuramente alla bravura del giocatore avversario. Arnaldo da 3 punti a segno, e anche per Arnaldo 2 su 2 dall'arco. 26 Sansevero, 17, massimo vantaggio 9 punti finora per gli uomini di coach Pilot. Rieti attacca con Del Testa in questo momento, dentro dove c'è il numero 6 John, Maglietti cerca la penetrazione fino in fondo, sbaglia, Cepic fa buona guardia sotto canestro, cede a Sabatino, a sua volta lo scarico su Bogliardi, Cepic prova da 3 punti, Janko Cepic, primo ferro per lui e riparte Geist, finta su Sabatino, va a chiudere, sbaglia John, conquista il rimbalzo, canestro, fallo di Arnaldo, gioco da 3 punti per... Sì, fallo di inesperienza, perché lì sicuramente un allenatore ti dice che se devi far fallo non devi neanche far tirare, invece oltre a far fallo hai fatto tirare, hai fatto fare 2 punti, quindi è un fallo tra virgolette buttato. Questo è il primo tiro libero a cui assistiamo. Ok. Nel primo tempo nessun tiro libero per entrambe le squadre, che hanno chiuso 3 falli ciascuna, quindi non ci sono andate neanche in bonus. Sansevero ha cambiato, è entrato Daniel. Errore dalla lunetta per il numero 6 John, quindi è Arnaldo che attacca. Cepic, John, secondo fallo per lui, dentro Paolo Rotondo con il numero 4,
Rieti, se non vedo male, è passata a zona praticamente, una zona 2-3, perché forse non riesce a tenere i nostri giocatori. Cerca il passaggio sul lato debole, intercettato. Arnaldo si gira. Aveva messo un gran bel canestro, non convalidato dall'arbitro. Sì, bel canestro, l'arbitro aveva già fischiato, quindi sicuramente era convinto di questa decisione. Ammiravo il gesto tecnico. Sicuramente. Maglietti va a chiudere a canestro, 26-21 il punteggio, 7-22 a riposo di due. Tanto è pronto anche Wilson a rientrare in campo. Sabatino. Fallo fischiato a Maglietti. Primo fallo per lui, secondo fallo di squadra per Rieti. Marco Timperi dentro, fuori Geist. Come dicevo in presentazione, Marco Timperi ce lo ricordiamo per averlo affrontato diverse volte con la maglia di Pescara. Sì, sì, ottimo. Diede tanto filo da torce, sì, da San Severo. Ottimo giocatore. Ottimo giocatore nelle file di Pescara. Poi ha continuato la sua carriera sempre in A2. Adesso lo vediamo di nuovo all'opera qui a San Severo. Tanto c'è il fallo di Rotondo, primo fallo per lui, terzo di squadra, ai danni di Daniel, va San Severo a rimettere in gioco. Trova Petruseschi, Cepic, ancora Petruseschi, fa girare su Wilson, finte varie di Wilson, lo scarica su Petruseschi, Cepic prova da due, non va a segno Janko Cepic, riparte Maglietti, si libera con una Veronica di Wilson e Maurizio Del Testa pulisce dall'angolo e si riporta così Rieti a solamente due lunghezze da San Severo e c'è questo timeout. Sì, chiaramente il nostro coach chiama subito sospensione dopo tre canestri di fila di Rieti, noi non siamo riusciti a segnare e giustamente spezza questo trend a favore di Rieti che passando a zona in questo momento ci ha messo un po' in difficoltà perché probabilmente la difesa zona è sempre meno provata all'inizio di una stagione, quindi questo potrebbe crearci qualche problemino. Tanto approfitto per ricordare quali sono le squadre qualificate ai quarti e quali sono gli incontri. La Udine Stella Azzurra, San Severo Rieti, a Cento Tramec Cento, Vanoli Basket Cremona, a Trapani 2B Control, Trapani contro Acqua San Benedetto, Bernardo Cantù. Trapani si è qualificata come la vincente del girone giallo per un quoziente canestri generale di 1083. Cantù vincente del girone blu con 7 canestri in generale 1067, Cento vincente girone rosso con 6 punti, Cremona vincente girone verde con 4 punti, San Severo vincente girone azzurro con 6 punti, Rieti vincente del girone bianco con 4 punti, Udine vincente del girone arancione con un quoziente canestri in generale di 1165, Stella Azzurra Roma miglior seconda classificata con un quoziente canestri di 1023. Giusto per gli amanti delle statistiche e per dare un chiarimento sul funzionamento di questo arzigogolato. Tanto è San Severo che attacca con Fabi, Sabatino, lo scarico per Wilson dall'angolo, secondo ferro per lui, impreciso il numero 2 di San Severo, riparte Timperi per Nokovic. È beccato bene Nokovic ma gli sfugge la palla di mano, quindi
tanto Lupisor e Bogliardi per Cepic e Sabatini. Dicevo, sarebbe stata una buona azione se non fosse sfuggita la palla di mano. Ottimo scarico sotto canestro, peccato per il giocatore che non sia riuscito a prendere palla. Daniel subisce il fallo di Nonkovic. Nonkovic, numero 13, dovrebbe essere Nonkovic. Sì, loro stanno facendo una difesa molto aggressiva sulle guardie e questo ci permette di lasciare di avere un po' più spazio in area, e questa volta è stato imbeccato bene il nostro Daniel. 1-2 per Daniel, sbaglia il primo, mette il secondo, 27-24. Maglietti per Nonkovic. Adesso è Beltesta che piazza la tripla, buon tiro di Maurizio Beltesta, 27 pari. Dopo 9 punti di vantaggio di San Severo riesce ad impattare, a riportarsi su 27-27. E Rieti è ripassata uomo. Bogliardi, sempre in palleggio, numero 12 di San Severo. Daniel ci prova da 3 punti, secondo ferro, rotondo, svetta sotto canestro, Maglietti veloce in contropiede, Timperi lo scarico per Maglietti, piazzato, sbagliato, rotondo, non riesce a mettere il tapin vincente, ma Daniel in questo caso cercando di colpire e far carambolare il pallone sull'avversario praticamente gliela cede e permette di fare canestro. Praticamente è stato sfortunato, perché il pallone si è bloccato sul corpo dell'avversario e quindi ha recuperato palla. Lupisor, scarico dove c'è Bogliardi in angolo, sbagliato il tentativo da 3, primo errore del numero 12 di San Severo. Timperi veloce in contropiede, fischiato il fallo a Wilson. Che porta il netta Marco Timperi. Dovrebbe essere il secondo di Wilson, non so se hai visto. Sbaglia però per il primo. Sì, il secondo del fallo di Wilson. Uno su due, più tre, da un meno 9 a un più 3, 27-30. Wilson riceve da Bogliardi, scarica ancora sul numero 12, posto basso per Daniel. Uno contro uno con Rotondo, si gira e il tentativo non è andato a buon fine, rimbalzo, ancora un fallo fischiato a San Severo. Questa volta il fallo è di Fabi, primo fallo per lui. Rotondo per Zugno, arresto tiro del numero 14, non va a segno. Wilson con questo rimbalzo cede a Wilson, in angolo ancora adesso il Fabi, cerca l'extra pass ma non va, e Timperi da 3 punti lungo il suo tentativo. Nonkovic recupera per Deltesta, da 3 punti, sbaglia anche Deltesta, svetta Daniel su Lupisor e riparte San Severo. Wilson accelera, Lupisor adesso piedi a terra, assente da 3 punti, 30 pari e time out chiesto da coach Ceccarelli.
come hai visto quest'ultimo tiro? Vabbè, ultimo tiro c'era da fare, giustamente l'ha fatto, abbiamo segnato. Solo che secondo me si stanno un po' innervosendo, stanno un po' prendendo, se la stanno prendendo un po' con gli arbitri per qualche tocco fisico che a questa categoria è giusto che non venga fischiato. Dobbiamo, per me, pensare più a giocare e a difendere anziché parlare con gli arbitri, perché se ci fermiamo a parlare con gli arbitri poi sicuramente in difesa non rendiamo il nostro meglio. Diamo un'occhiata anche alle statistiche. San Severo continua ad avere questa buona distribuzione di punti fra tutti i suoi effettivi: 2 Wilson, 6 Bogliardi, 4 Lubisor, 7 Daniel, 2 Cepic, 6 Arnaldo, e più l'ultima tripla messa a segno da Lubisor. Quindi Lubisor sono 7 punti anche per lui. Dall'altra parte 4 Rotondo, 2 Nonkovic, 5 Zugno, 1 Timperi, 6 Del Testa, 2 Melchiorri, 2 John, 2 Maglietti, 6 Guest. Possiamo dire che anche per Rieti c'è una buona distribuzione di punti, non prevale nessuno, quindi questo vuol dire che tutta la squadra partecipa alla realizzazione. Sì, anche Rieti è una squadra costruita con più elementi ed è si vede subito che non spicca il giocatore che sia la punta di diamante, ma bene o male, almeno in questa partita, per quello che stiamo vedendo oggi, è una squadra ben assortita in tutti i ruoli. Guest per Timperi, questo basso rotondo, si gira, sbagliato il suo tentativo, Arnaldo accelera. Lamenta di un tocco Bogliardi. L'arbitro spiega che l'ultimo tocco è stato di ginocchio da parte di Bogliardi. Beh, stava a 2 metri, quindi assolutamente, sicuramente meglio di noi. Stavo solo cercando di interpretare ciò che avesse detto l'arbitro. Poi è ovvio che vedono molto meglio loro dal campo. Intanto c'è un fallo fischiato alla difesa di San Severo. Lubisor, secondo fallo. Marco Timperi. E sbaglia ancora il primo Timperi. Ancora una volta mette a segno il secondo Timperi dopo aver sbagliato il primo. Di nuovo le due squadre sono entrambe in bonus in questo momento. De Bogliardi che imposta il gioco in posto basso per Daniel, che scarica su Lubisor che sbaglia il tiro da 3. 30-31 il punteggio. Timperi per Rotondo. Sbaglia il tiro da 3. Bogliardi, Lubisor, Wilson per Daniel, non trova il canestro, però subisce il recupero, rimbalzo Lubisor che subisce fallo e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. John Lubisor. Mario, hai compreso cosa questo si è accusato? Sì, perché avevano sbagliato a il giocatore, quindi non è Nonkovic, ma è avevano sbagliato a indicare il nome del giocatore che aveva commesso fallo, e l'arbitro poi è andato a correggere al tavolo.
Assegno il primo per Jon Lupisor, il numero 7 di San Severo. Sbaglia il secondo. Cambio a San Severo, fuori Luxor, dentro Cervic, 31-31. Zugno. Rotondo scambia con Zugno e va a concludere molto bene a canestro per il 31-33. Fabi per Bogliardi dall'arco, finisce ancora una volta Matteo Bogliardi, 34-33. Sì, questo è un enorme errore della difesa, che ha praticamente lasciato un intero quarto di campo ad un giocatore che comunque si sa tira molto molto bene. Jankovic per Geis. Questo tiro da in arretramento da tre, gran gesto tecnico, Mario. Sì, qui la difesa non ci può fare niente. Abbiamo difeso, abbiamo fatto tirare all'ultimo secondo, è stato bravo il giocatore di Rieti a fare un ottimo canestro. Daniel dentro, subisce il fallo di Jankovic. Sì, Jankovic. Secondo fallo è il time out di Rieti. Partita molto equilibrata, dopo quel vantaggio di 9 punti di San Severo, Rieti è rientrata molto bene in partita. Sì, il secondo quarto da Rieti molto bene, ci ha messo un po' di difficoltà con questi continui cambi di difesa, noi non siamo riusciti subito ad interpretare il giusto attacco e quindi siamo andati un po' in difficoltà, anche probabilmente esagerando un po' con il tiro da tre e non cercare mai una penetrazione, perché poi alla fine ogni volta che abbiamo dato palla sotto a Daniel ha subito fallo. Aggiornamento degli altri campi per i quarti. Udine, Stella Azzurra, Roma 45-36, siamo al 22esimo. 2B contro Trapani, Acqua San Bernardo Cantù 32-30, qui equilibrio tra le due squadre al 14esimo. 100 Cremona 31-32, anche qui molto equilibrio in questi quarti, fatta eccezione per Udine che vince di 9 sulla Stella Azzurra Roma. Sì, è difficile in questi momenti avere delle squadre che riescono a vincere partite molto facilmente, perché ripeto, la stanchezza si fa sentire ed è chiaro che non si è al meglio ancora fisicamente. Primo assegno per Daniel. Quando mancano 39 secondi, sbaglia il secondo Daniel, 35-36, il possesso intero per Rieti, più restano circa 14-15 secondi per San Severo. Zugno, rotondo, cerca uno scarico, lo trova in Geist da gran distanza. Rischiato fallo a Daniel che vale tre tiri liberi per Rieti. A
segno il primo per Geist. Secondo anche a segno per Geist. E 3 su 3. Timato, giustamente chiamato da coach Pilot. Pubblico contesta. Sei tu che hai tanta esperienza. Che il pubblico ha sempre ragione, parte, tra virgolette, poi tra l'altro è di parte, sì, è di parte chiaramente. Anche a me non è sembrato sinceramente un fallo da doverlo fischiare, perché praticamente ha buttato la palla perché stavano mancando i 20, stavano finendo i 24 secondi. Mi è sembrato più un qualcosa di dire spero di avere fallo anziché un fallo netto. Chiamato il minuto di sospensione dagli arbitri, quindi chi vi chiamate le squadre in campo. Mancano poco meno di 14 secondi per imbastire un'azione d'attacco che si può arrivare con tutta tranquillità al tiro. Sì, è chiaro che 13 secondi fai tranquillamente un'azione d'attacco costruendola bene. Wilson scambia con Bogliardi, supera in questo momento la metà campo. Wilson va a concludere, recupera un rimbalzo, Daniel subisce fallo, Andrea Lunetta, due tiri liberi per il numero 22 di San Severo. Terzo fallo per il numero 6 John della formazione Rietino, e con un po' di fortuna che non guasta che mai, non guasta mai, mette a segno il primo tiro libero Daniel, e questa volta fa 2 su 2, 37 a 39 dentro rotondo per John. Prova il tiro, non va a segno, finisce così il secondo quarto, 37 a 39, partita equilibrata, l'abbiamo detto più volte. Rieti è riuscita a rimontare 9 punti, dopodiché la partita si è giocata punto a punto con Rieti che magari è stata tra i 2 e i 4 punti in vantaggio. Sì, praticamente un quarto a testa, primo quarto a favore totalmente della cestistica e secondo quarto a favore totalmente di Rieti. È una bella partita a vedersi, con bei canestri e belle individualità. È chiaro che speriamo che questo equilibrio rimanga per tutta la partita, in modo che insomma, continui ad essere una bella partita. Perfetto, ci sentiamo con i nostri ascoltatori alla ripresa della terza frazione di gioco, quindi non mi resta che dire a dopo.
vediamo cosa ci dirà questo quarto per capire poi quale può essere il proseguo della partita. Sì, per dovere di cronaca, mentre sta per iniziare con la rimessa in gioco da parte di Sanzero, per dovere di cronaca le assenze dell'ex Tortù e anche dell'altro americano Tucker della formazione di Rieti. Mi sembrava doveroso comunque dirlo, non l'abbiamo detto prima, lo facciamo presente in questo momento. Intanto un passaggio che non riesce a controllare Fabi, pertanto c'è la rimessa per Rieti. Zugno, Geist, accelera, prova il tiro, tenta il tiro, una certezza per passare a Imperi, adesso è sempre Zugno in possesso della palla. Cerca uno scarico, lo trova in rotondo in posto basso. Fallo fischiato all'Ubisor. Terzo fallo di Young Ubisor. Basta! Rotondo va a prendere palla adesso dopo la rimessa al Zugno. Cerca lo scarico in rotondo. Sanzero riconquista questa palla, riparte con Wilson. Resto tiro da due, sbaglia ancora il numero due di Sanzero. Geist su Bogliardi, sbaglia. Wilson riconquista il rimbalzo, ancora nessun canestro in questa terza porzione. In angolo Fabi prende la mira e ha segnato tre punti. Augustini, Fabi dall'angolo riporta in vantaggio Sanzero, primo canestro di questa terza frazione, una tripla di Capitan Fabi. Sì, buon canestro in contropiede, una transizione, siamo riusciti a far tirare Fabi da solo e sappiamo che Fabi è un gran tiratore, quindi ben venga che abbia fatto un tiro. Dall'altra parte Geist prova il tiro sfortunato, adesso è Timperi, anzi Nonkovic, scusatemi, che sbaglia. Wilson arresto tiro, ancora un errore per quanto riguarda Wilson. Zugno ci prova, mette la tripla, 40-42, si riconquista due punti di vantaggio Rieti. Bogliardi, Wilson, Lubisor in angolo, dentro per Daniel, sbaglia Daniel sotto canestro. Zugno porta palla, lo scarico per Nonkovic, sbaglia. Vai fuori! E Bogliardi difende questa buona palla, ancora ragiona, scarica su Daniel. Il fallo questa volta fischiato a Geist su Daniel. Secondo fallo del numero 15. Dentro Cepic per Sanzero, fuori Lubisor. Sicuramente una sostituzione dovuta alla situazione falli, perché Lubisor aveva tre falli ed è chiaro che a 17 minuti dalla fine non puoi permetterti di avere un giocatore con tre falli in campo. Rieti ripassa di nuovo a zona. Ottima circolazione con penetrazione e scarico, e quindi la difesa zona si è trovata sbilanciata dagli aiuti. Mario, una considerazione, forse non era infrazione di doppio palleggio. Sì, probabilmente era un doppio palleggio non fischiato, poi grazie ad una buona nostra difesa l'americano ha fatto il suo terzo fallo.
43 San Severo, 42 Rieti, Cepic, Bogliardi, Wilson. Wilson lo scarico ancora, Bogliardi in angolo, c'è Cepic, il palleggio gli viene scippata, la palla da Nonkovic e riparte il Zugno per gli ospiti. Lo scarico su Del Testa, ancora a segno, buon tiratore Maurizio Del Testa. Daniel, brutta palla questa passata da... Sì, passaggio totalmente sbagliato, imprendibile per il nostro Cepic. L'idea era anche buona, però è chiaro che il passaggio non era assolutamente buono per essere utile. Zugno porta sempre palla, adesso scarica su Nonkovic, rotondo, Del Testa ci prova ancora da tre punti, questa volta sbaglia il tentativo, aveva comunque l'uomo addosso, ha forzato un attimo. Sì, perché comunque abbiamo fatto una discreta difesa, ha dovuto forzare ed è chiaro che quando forzi è un po' più difficile segnare. Wilson è andato a sedersi in panchina un po' sottotono, cosa pensi della prestazione del numero 2? Considerando il periodo anche. Sì, magari non è entrato ancora, sì, in forma. Sì, probabile che lui ancora non è entrato in forma, perché ricordiamo che comunque è stato per un periodo in America e probabilmente non si è allenato. Certo, ha pesato quella situazione. 43-45, primo fallo per Marco Timperi. Ancora una difesa a zona 2-3 per Rieti, che sta sfruttando molto questo tipo di difesa. Sabatino, Bogliardi, Cepic prova ad entrare, recupera il palco Daniel, mette la palla a canestro, conquista anche il tiro libero supplementare e di Daniel, buona azione da parte del lungo di San Severo. Sì, Daniel sta giocando una buona partita, sta prendendo tanti rimbalzi sia in attacco che in difesa, ora è riuscito a fare anche un rimbalzo in attacco con canestro e tiro libero. Quello che comunque noi ci aspettiamo da Daniel. Melchiorri ha rilevato Nonkovic e mette anche il supplementare. E Daniel, 46-45 San Severo, 5 minuti al termine della terza frazione di gioco. Zugno in palleggio, scarica su Del Testa, va a riprendersi la palla. Ancora Zugno, Melchiorri. Ancora il blocco di rotondo, no, va a sbagliare Marco Timperi, Sabatino, Bogliardi, Sabatino, tanto pronto anche Maglietti per Rieti ad entrare in campo, Daniel cerca l'appoggio su Cepic, ancora anche questo passaggio sbagliato da parte di Daniel, rotondo il posto basso, recupera Bogliardi. Senta, idea molto e Bogliardi va in fondo a depositare molto bene questa palla a canestro, il numero 12 di San Severo. Per quanto riguarda il passaggio di prima, idea era ottima, purtroppo era errato il passaggio, però ottimo alto basso da parte di Daniel. Timperi per Zugno, rotondo, ancora Zugno, finta il tiro, poi va in penetrazione, cerca lo scarico, lo trova in Del Testa, a segno, è un cecchino da quella mattonella Del Testa. Sì, poi tira abbastanza libero, queste categorie
se tiri libero il più delle volte fai canestro. Sabatino, Daniel recupera ancora il rimbalzo, sbaglia ancora Daniel, due errori consecutivi, fallo fischiato a Bogliardi. Sì, fallo giusto, perché Bogliardi praticamente per prendere posizione si è mosso e chiaramente ha impedito un tiro all'avversario. Ho detto, si è mosso e quindi giustamente è stato fischiato un fallo. Purtroppo c'è un frastuono e facciamo difficoltà a sentire ciò che diciamo tra di noi. Triplo cambio per coach Pilot, Arnaldo Sabatino Wilson, Arnaldo Petruseschi Wilson, e c'è intanto Marco Tiberi, Brunetta, corpo il primo. Timperi ancora una volta, 48-49, punteggio, 3 minuti al termine di questa partita. Wilson, Arnaldo, ancora Wilson, ancora Arnaldo, sempre scambio con Wilson, prova da 2, sbaglia Wilson, questa volta però recupera una palla molto buona, errore da sotto da parte di Wilson. Timperi da 2, ci prova Timperi, secondo ferro, Wilson recupera un rimbalzo, riparte San Severo, palla Cepic per Arnaldo, già per Petruseschi, ancora Wilson, lato debole, si fa trovare Arnaldo, restituisce a Petruseschi che in punta sbaglia il tentativo da 3 punti, 48-49, 2 minuti a termine di questa frazione. Maglietti con numero 98, fallo di Petruseschi, fallo subito da Melchiorri. Due tiri liberi per il numero 98, Mattia Melchiorri, sbaglia il primo, sta sbagliando parecchio dalla lunetta Rieti. E sbaglia anche il secondo. Sono 6 su 13 per dalla lunetta. Intanto Sabatino dall'angolo, secondo ferro, Cepic svetta, recupera il rimbalzo, ancora Wilson, ancora 14 secondi per impostare l'azione, lo scarico su Petruseschi che si gira, mette palla a canestro, questa volta buono lo scarico di Wilson, questa volta abbiamo sfruttato la penetrazione, stiamo giocando pochissimo dentro l'area pitturata, stiamo... E del testa punisce ancora una volta da 3 punti. Ci stiamo affidando tantissimo alle conclusioni da 3 che in questo momento non ci sorridono. Quindi considerando anche il fatto che... E questa volta però Sabatino la mette dall'angolo. Considerando anche il fatto che comunque Rieti è già in bonus, il ha recuperato due palle importantissime, peccato per le conclusioni.
fallo di John su Sabatino, dovrebbe essere il quarto fallo di John, sì, quarto fallo. E Sabatino va in lunetta. Ricordiamo Sabatino, l'unico confermato della formazione dello scorso anno, insieme a Petruseschi ovviamente. A segno il primo per Antonino Sabatino. Di Luxor vale 2 punti, quindi gioco da 3 punti per l'Allianz, 56-52. Giusta l'interpretazione dell'arbitro? Sì, giusta, perché la palla stava uscendo e Luxor ha fatto un tapping. Maglietti, il palleggio attende l'uscita con blocchi da parte di Zugno. Grande difesa di Arnaldo su Zugno. Grande difesa e ottimo fallo. Avevamo ancora la possibilità di fare un fallo, l'abbiamo speso nel migliore dei modi, perché non è stato un fallo fatto subito, ma un fallo fatto su una difesa dove ha fatto passare tempo e quindi ha anche avuto la possibilità magari di rubare palla. Rotondo affida la palla al Zugno, che va a concludere, sbaglia. Rotondo con un tocco beffardo mette la palla a canestro. Sì, era 56-54, fine terzo. Era l'unico modo per prendere palla e bravo, è stato bravo, bravo a fare questo. D'altronde è lì per fare questo. Ha fatto egregiamente il suo. Come hai visto la terza frazione, Mario? San Severo in difficoltà contro la zona, perché chiaramente poi, sai, con la zona quando non ti entra il tiro dalla lunga distanza diventa difficile attaccarla. Meglio, molto meglio in difesa, perché ho visto una buona difesa da parte dei ragazzi di San Severo. Vediamo se riesco a collegarmi con il netcasting, diamo un'ulteriore occhiata alle statistiche. San Severo vede Bogliardi con 14 punti, Luxor con 10, Daniel con 13, Cervici 2, Bergosetti 2, Fabi 3, Wilson 2, Sabatino 4, Arnaldo 6. Dall'altra parte Rotondo 6, Testi 12, Maglietti 2, Zugno 10, Ventoni 2, Contesta 15, John 2, 3 Timperi e 2 Novkovic. San Severo tira 11 dalla lunetta, 6 su 12, 50% esatto per Rieti, 7 su 11 per San Severo. Lotta sotto i rimbalzi vede prevalere nettamente San Severo, 32-20 con 10 di Daniel, 7 di Luxor. Dall'altra parte Rotondo 4, Timperi 4, Monkovic 4. Sì, tabellini abbastanza simili. Rieti tira male dalla linea della carità, San Severo che sta dominando sotto i tabelloni. Inizia l'ultima e decisiva frazione di questo quarto di finale qui al Palafalcone Borsellino. Godiamocelo insieme con Maglietti, che posta l'azione d'attacco per Rieti. Adesso il Zugno del testa si gira, sbaglia questa volta, e Wilson riparte per San Severo.
sempre Wilson per Sabatino, prende la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Rotondo, riesce Wilson a recuperare questa palla, cerca il tiro da tre, non lo mette, e Lucuser però riconquista la palla. Adesso azione confusa, scarico sul lato debole dove Sabatino può prendere la mira, la sbaglia, la tripla ancora una volta, però San Siro recupera ancora un extra possesso, e gli applausi del pubblico per questa insistita azione d'attacco di San Siro. Wilson, Lucuser si libera, mette la palla, anche adesso convalidato questa volta 58-54. Sì, grazie a due recuperate, una in recupero e una in attacco, un rimbalzo in attacco, siamo riusciti al terzo tentativo a fare canestro sul suono della sirena. Terzo fallo di Arnaldo, intanto esce Petruseschi, dentro Capitan Fabio. Due tiri liberi per il numero 14 di Rieti, Zugno, sbaglia il primo, e sbaglia anche il secondo, recupera il rimbalzo Nilsson, cede a Sabatino che ragiona, attende, libera molto bene di Del Testa, va a concludere entrato da non Lucuser, mette la palla a canestro con il tappeto vincente. Sì, perché poi quando fai una penetrazione e provochi un aiuto, sicuramente c'è un amico tuo libero che in questo caso ha potuto andare al rimbalzo e fare un tap-in facilmente. Coach Ceccarelli chiama time out, cosa ha visto secondo te nella sua squadra che non va in questo momento? Ma sicuramente ha visto quello che abbiamo visto noi, tre rimbalzi in attacco di San Severo, e sicuramente questa è una cosa che non gli piace, ha visto una palla persa dal suo playmaker e questa è una cosa che non gli piace, ha visto 0 su 2 dai tiri liberi e questa è un'altra cosa che non gli piace. È chiaro che lui vuole qualcosa di più, credo almeno in difesa, perché se permette a San Severo dopo 1:30 di aver preso già tre rimbalzi in attacco, diventa difficile portare a casa questa partita. Analisi chiarissima come sempre. E adesso le squadre rientrano sul parquet San Severo con Fabi, Arnaldo, Lucuser, Wilson e Sabatino, dall'altra parte Geist, Nonkovic, Zugno, Maglietti e Del Testa. Maglietti accelera lo scarico dove, in angolo dove c'è Giugno che prende la mira ma sbaglia. Arnaldo posta in questo momento l'azione d'attacco per San Severo. Fabi, ancora Arnaldo, posto basso per Lucuser, perde palla, Lucuser riparte il Giugno, ma si perde la palla anche il numero 13 Nonkovic. Questa carambola consente di mettere in attacco. Hai visto, uscito dalla sospensione, come Rieti ha difeso sulla prima azione di San Severo, totalmente diverso a quello che aveva fatto in precedenza. Timperi dentro per Zugno, no,
Tanto per San Severo anche questa partita Lillè non l'ha giocata per niente, è venuto precauzionalmente a riposo anche se in panchina, però insomma solo per onor di firma. Piede tocco di Wilson, 7.42 da giocare, 60 San Severo, 54 Rieti, rimessa in attacco per gli ospiti. Maglietti dentro per Geist. Si libera di Sabatino ma sbaglia la rimessa, antisportivo fischiato a Rieti, a Geist. Anzi no, al numero 97 Maglietti. Fallo antisportivo che sinceramente non mi sembrava per essere giusti. Noi cerchiamo di essere quanto più possibile obiettivi. Sbaglia il secondo Wilson e c'è la rimessa per San Severo. Fabi lo scarico in angolo per Arnaldo. Rubisor conquista il rimbalzo, subisce fallo, ancora un rimbalzo in attacco per San Severo e giustamente l'allenatore di Rieti non può far altro che allargare le braccia. 61-54, rimessa in attacco per San Severo. Sabatino scarica per Fabio, ancora Sabatino, blocco di Lupusor. Sabatino prova ad entrare e ancora il fallo di Nonkovic, quinto fallo di Nicola Nonkovic. Praticamente sputato fuori dal canestro questo tiro. Questa tra virgolette doveva essere un'azione da tre punti, perché subito fallo nel momento in cui stavi facendo un terzo tempo e avresti dovuto segnare i due tiri liberi, dovresti segnare, quindi. Però va bene così, perché poi parlare di qui è molto facile, sì. Il campo è tutta un'altra cosa e tu ne sei qualcosa. Intanto Bogliardi ha rilevato Sabatino del testa, recupera per un attimo Bogliardi, Maglietti cerca la penetrazione e lo scarico per del testa e questa volta c'è tutto il fallo di Capitan Fabio. Sì, purtroppo si è fatto ingolosire da una eventuale stoppata e devo dire che ha commesso fallo, anche perché del testa è uno che tira molto molto bene da tre e quindi ha pensato di difendere forte. Assegno il primo di del testa. Segno anche il secondo. E 3 su 3 per lui. Sì, benissimo, mano. Sì. 62 a 57, sì, e 45 da giocare, benissimo ancora.
Wilson, Fabi. Lo scarico su Boiardi. La dovrebbe per Arnaldo, l'infusore. E il capino di Arnaldo sull'errore di nuovo l'infusore. Fuori Wilson, dentro Sabatino, fuori Wilson, dentro Daniel. Intanto si è ripreso Rotondo, ha subito un colpo sul volto. Sì, un colpo involontario nella penetrazione di Lupusor, ha preso un colpo in faccia. Zugno, rientrato in campo, Geist. Fallo di Boiardi su Geist, terzo fallo di squadra per San Severo, secondo fallo di Boiardi. C'è il mismatch, il fallo fiscato a Fabi. Si era creato un mismatch all'interno del pitturato con Sabatino a difendere sul Rotondo. È chiaro che meglio fare un fallo che far tirare Rotondo da sotto, sperando che sbagli due tiri liberi. Il primo da segnato e 2 su 2 per lui. 64-59 più 5 San Severo. Boiardi in palleggio, Fabi, Sabatino e il fallo fischiato a Zugno. Due tiri liberi per Antonino Sabatino. Secondo fallo di Zugno. Assegno il primo. Sbagliato il secondo. Rotondo, Zugno, Gaze, da capo la stessa situazione di prima. Sì, perché nelle varie rotazioni, nei vari aiuti, si ritrova sempre Sabatino a marcare il pivot avversario. Qui un ottimo scarico, sfortunato, sì, Arnaldo. Ottimo scarico, ottimo tiro, peccato però che la palla abbia fatto un giro e sia uscita fuori. Geist. Perde palla Geist, la recupera Sabatino che va per Boiardi, prende la palla da destra e subisce anche fallo. Buona azione difensiva di San Severo che poi vale due punti più tiro libero supplementare. Sì, ottima palla recuperata, probabilmente da un errore da un errore, perché ha tenuto tanto la palla in palleggio, è praticamente ferma, in questo modo non puoi che aiutare il difensore. Poi ottima transizione in attacco con canestro e fallo. Peccato per i tiri liberi. Però il tocco di Fabi sul difensore vale ancora stesso per San Severo. Ancora un rimbalzo, praticamente un rimbalzo in attacco per San Severo.
Adesso Rieti ritorna ancora una volta a una difesa zona 2. Molto spesso non è una cosa che succede. Sì, ottimo lo scarico di Daniel su Sabatino, che si fa trovare. Sì, perché poi è chiaro che quando c'è la difesa zona perdi i tuoi riferimenti, e se sei bravo ad andare nei buchi di questa difesa, come è stato in questo momento, riesci a prendere la palla solo o da sotto canestro o poi per tirare completamente libero. 69-61, Sansevero ha preso un margine di 8 punti, è lunga ancora, quindi è presto per poter dire come potrà andare. Certo che non è contento coach Ceccarelli, ha chiamato da capo time out. Sì, se vediamo, siamo già a due time out a zero per Rieti, è normale che non sia contento per quello che credo stia facendo più che altro in difesa Rieti, perché sta veramente concedendo troppo in difesa ai nostri lunghi, poca concentrazione. Anche quest'ultima palla persa, erano due giocatori di Rieti e hanno perso palla. Squadra di nuovo in campo, sbaglia Zugno, Sabatino, sbaglia ma va a recuperare, esplosivo, Daniel va a schiacciare sull'errore di Sabatino, Guest da 3 punti a segno, 71-64. Due gesti tecnici molto molto bravi da parte dei due americani, uno di Sansevero e uno di Rieti. Gogliardi, lo scarico per Fabio in angolo, assegno da lui. Fabio, anche qui molto bravo Gogliardi a cercare lo scarico. Guest subisce il fallo di Gogliardi. Gesti di netta, tutti liberi per lui, assegno il primo. E 2 su 2 per Gesti, 74-66. Sabatino in palleggio. Lungo il tentativo, l'ultimo tocco è di Fabi, è rimessa per Rieti. Che porta palla per Rieti dentro Sabatino, commette fallo su Rotondo, Rotondo va in lunetta per due tiri liberi. Ancora una volta nelle rotazioni si è trovato Rotondo. Sì, perché probabilmente questo porta sempre Sabatino a scalare sul pivot avversario. Rieti se ne è resa conto subito e sfrutta questo vantaggio. Poi c'è una differenza di statura notevole tra Sabatino e Rotondo.
rotonde. Sì, sì, è chiaro che pivot play è sempre la marcatura che non si vorrebbe né da una parte né dall'altra. Un aggiornamento dagli altri campi, si è conclusa ad Udine, dove la Old West Udine ha battuto la Stella Azzurra Roma 80-65. A Trapani 67-61 al 35esimo. A 159-74 in vantaggio Cremona a 2 minuti dal termine, 38esimo minuto. Ricordiamo che le vincenti andranno venerdì a giocarsi la semifinale e poi l'eventuale finale sabato a Forlì, ricordiamo. Sì. Questa è praticamente una Final Eight che però viene giocata nei campi delle migliori qualificate. Primo assegno per Rotondo. E 2-2 per il numero 4 di Rieti, 3 minuti alla fine della partita, 3-74 Sansevero, 68 Rieti, Sabatino. Sì, praticamente Rieti si sta mantenendo molto sul tiro libero, che anche se avevano tirato male prima. Che agilità, Daniel, vero? Sì, per la statura e la possenza. Sì, lui ecco, può permettersi anche di fare un bowling molto molto bello. È chiaro che poi alla fine quello che conta è che segna questi due tiri liberi, perché ci porterebbe di nuovo un vantaggio di sicurezza. Per Daniel, 75-68 più 7 Sansevero. Case, Rotondo, Zugno, Rotondo da 2, sbaglia Lupson, svetta, conquista il rimbalzo, Gogliardi cerca Daniel in posto basso, Lupusor fa girare, Bogliardi ancora in posta per Daniel. Ancora una bella azione di Sansevero con palla scaricata su Daniel, sì, sotto canestro. Una buona azione di Sansevero, anche questa agli allenatori piacerebbe concluderla con un canestro e fallo. Purtroppo non è stato così, però veramente una buona azione con un ottimo scarico. Nuovamente Daniel in lunetta, assegno il primo per Ed Daniel. E 2-2 questa volta, Ed Daniel. Giocatore nato in Alabama, classe 1990. Zugno va a concludere molto bene, il numero 14 di Rieti, 77-70. Wilson. Lupusor. Ora per Daniel, cerca lo scarico su Lupusor, sbagliando il passaggio del testa. Trova frazione di passi, Mario, il giocatore reclama, tu come? Per me sono passi, perché non è riuscito a mettere la palla a terra
prima che riappoggiasse un piede. 77-70, 1 minuto e 28 da giocare ancora. Daniel sempre in posizione di posto basso, palleggia Daniel. Fischiato fallo in attacco. Secondo fallo di Daniel. Daniel, secondo fallo. Da giocare con 7 punti di vantaggio per Sansevero. Tanto c'è il minuto di sospensione. Credo che l'allenatore di Rieti chiederà a Rieti di fare un'azione, una buona azione con un tiro veloce. Invece l'allenatore di Sansevero chiederà una difesa forte per non far fare un tiro facile a Rieti e poi magari una gestione della palla nell'azione successiva. Squadra di noi in campo. Timperi va a rimettere in gioco per Rieti. È sbagliatissimo questo passaggio, avrà chiesto anche il tiro veloce ma non ha potuto farlo. Sì, errore proprio nella rimessa. È stato bravo Lupusur a saltare nel momento del passaggio, anche perché si è trovato costretto poi a rimettere in gioco perché altrimenti passavano un secondo. Esatto, ma è stato un bravo a saltare esattamente nel momento del passaggio. Gogliardi ha subito fallo, va a canestro col primo tiro libero. È 2-2, 79-70 per Sansevero. Velocizza l'azione Geist, lo scarico sul rotondo, a segno il piazzato del numero 4, pressing alto, Fabi recupera questa palla dal passaggio, 8 secondi, mi sembra di rivivere un'altra partita, se non ricordo male era con Latina. Vabbè, la situazione era una situazione un po' diversa. Sì, completamente diversa. Mancavano pochi punti, mancavano pochi secondi, eravamo più 3. Qui abbiamo un margine di sicurezza. Sbaglia del testa, un rimbalzo di Wilson. Lupusor va a sbagliare, Daniel recupera il rimbalzo. 19 secondi, 7 punti da prendere per Sansevero. Finisce qui la partita o no? Vediamo un attimo. Tra Fabi e Daniel che chiude in bellezza 81-72. Non vediamo più niente oramai. Vabbè, possiamo passare ai commenti finali perché sì, chiaramente. Geist sbaglia, recupera Wilson in rimbalzo e se no, no
ho visto male, c'è stato un fallo su Wilson che andrà in netta. Credo sia un fallo di West che ha commesso fallo su un nordamericano che, bisogna anche dirlo, si era comunque fermato. Conviene alzarci perché non... è praticamente finita la partita, 83 al 72. Cerca l'ultimo tiro Zinio, 83 San Severo, 72 Rieti. Mario, la prima cosa da dire è che San Severo quest'anno, per quanto riguarda la Supercoppa, si è addirittura migliorata. Sì. Si era già migliorata passando al quarto di finale, avendo vinto tutte e tre le partite del girone. Questa volta va a giocarsi la final fuori. Sì, un primo obiettivo stagionale superato brillantemente. Fare una final four è sempre un'esperienza unica, un'esperienza che ti permette ora di confrontarti contro, tra virgolette, le migliori quattro della Coppa Italia, o quelle che hanno dimostrato di essere le migliori quattro. È chiaro che adesso il livello si alza ancora di più, però credo che dobbiamo essere contenti, perché